Alle porte di Torino c'è un anello di sentieri lungo circa 165 chilometri. Parte da Chieri e attraversa le colline circostanti per poi immergersi in quella che molti ormai definiscono come la Terra dei Santi. È il cammino di Don Bosco, raccontato dalle 40 videoguide alle strade di colori e sapori del Chierese e della collina torinese e dalla nuova guida al cammino di Don Bosco per escursionisti presentati ufficialmente a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino. Oggi sono lieta di essere qui e presentare quello che è il Cammino di Don Bosco. Queste 40 videoguide che sono già presenti su YouTube, questo percorso anche supportato da una parte cartacea che unisce 25 comuni dell'area metropolitana di Torino. Quindi un lavoro veramente minuzioso e molto importante per uno sviluppo turistico che sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista culturale del territorio. La guida escursionistica è uscita per i tipi della Blue Edizioni ed è curata da Claudio Baldi e Ute Ludwig. È corredata da una cartina a scala 1 a 25.000 che descrive i tre percorsi del cammino di Don Bosco. Le 40 videoguide sono state realizzate dal centro di produzione multimediale della città metropolitana e sono pubblicate su YouTube. L'aspetto più interessante per l'escursionista è la loro fruibilità con gli smartphone, grazie alla tecnologia QR Code. Il taglio storico e culturale dei brevi ma esaurienti filmati consente una più approfondita conoscenza delle peculiarità paesaggistiche, architettoniche e museali del Cammino di Don Bosco e del territorio interessato al circuito delle strade di colori e sapori. Questo percorso è un percorso che si sviluppa da una zona urbana, quindi la città di Torino, diciamo anche molto colorata e chiassosa, a un percorso più rurale, quindi più sensibile a chi vuol fare anche trekking e chi forse vuole fare un cammino di tipo più meditativo.